Bentornati sul canale Amo gli Italiani. Oggi con le ultime notizie come. Con una delle più esaltanti carriere nel mondo della musica, Albano è tra gli artisti più ricchi nel panorama nazionale. Cerchiamo di capirne di più, facendo tra il serio e il faceto due conti in tasca al cantante pugliese. Albano Carrisi è un artista molto apprezzato in Italia e all'estero, dove si reca spesso in tour per esibirsi con i suoi brani più famosi. Dopo la rapacificazione con la moglie Romina Power, i due sono tornati insieme, ricostituendo la coppia, almeno dal punto di vista artistico. E infatti non è più tanto raro vederli cantare insieme sul palco, oppure ospiti in qualche programma televisivo a commentare alcuni aneddoti della loro vita in comune. La coppia ha tantissimi fan, di tutte le generazioni. Albano vive in Puglia, in una grande tenuta provvista di alcune importanti strutture, quali un hotel, una spa e un ristorante per accogliere i clienti e gli aficionados. La proprietà del cantante si trova nel Salento, a Cellino San Marco, e funge anche da azienda agricola specializzata nella produzione di olio e vino, secondo una promessa che Albano fece al padre. Il cantautore, oltre che un apprezzato artista, si dimostra essere pure un abile imprenditore. Oggi proviamo a fargli due conti in tasca per capire, anche solo approssimativamente, quanto è vasto il suo patrimonio. Albano, personaggio dello spettacolo tra i più ricchi. Cominciamo subito col dire che non è un'operazione facile stabilire quanto ammonti il patrimonio di Albano. Avendo una lunga carriera alle spalle, il cantante ha guadagnato, e introita ancora, moltissimo. Inoltre, come un abile banchiere, ha diversificato gli investimenti, traendo profitto da varie attività. Si potrebbe partire dalla vasta tenuta di Cellino San Marco, quindi dall'azienda agricola famosa per la produzione del vino e dell'olio, le cui bottiglie sono acquistabili anche online ad un prezzo che oscilla dalle 12 alle 50 euro. Un'altra fonte sono i capitoli dei dischi venduti, così come pure quelli dello streaming musicale dei suoi numerosi brani. Felicità conta da sola più di 4 milioni di riproduzioni. Poi ci sono le ospitate TV. Alla prima puntata di Sanremo, nel 2020, molti stimano che la sua partecipazione gli abbia fruttato circa 50.000 euro. Recentemente una polemica lo aveva riguardato a proposito di una sua dichiarazione relativa alla pensione che percepisce. Il cantante aveva lamentato la ricezione di una somma pari a 1.470 euro, definendola insufficiente per arrivare a fine mese. In effetti a causa del Covid Albano non ha potuto esibirsi in tour, ma la sua affermazione ha sollevato nell'opinione pubblica molte critiche e perplessità. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.